time 85, molto bene, si continua, si persevera con questo format long form qui su YouTube dedicato agli unboxing. Bentornati se conoscete Meltime e benvenuti invece se è la prima volta che lo guardate. Cos'è Meltime? È appunto un format di un'oretta circa in cui io spacchetto diversi prodotti legati alla cultura pop, alla tecnologia, ai videogame, ai fumetti, in generale a tutto quello che mi piace. Chi sono io? Sono Antonio Moro e sono il vostro spacchettatore qui su Meltime. Fa un caldo porco. È finalmente arrivato il caldo, non ho ancora acceso l'aria condizionata, sto sudando, non so come fare a smettere di sudare. Allora, Meltime 85, altra, spero, bella puntata che vedremo tra pochissimo. Prima di iniziare vi aggiorno velocemente sulle mie attività come faccio di solito. In primis devo un attimo scusarmi perché nella scorse due puntate avevo detto che mi sarei diviso un po' tra diversi task, no? Tra diverse cose, uno dei quali doveva essere anche fare più video su YouTube e come avete ovviamente visto non ho più praticamente fatto alcun video se non Meltime. Semplicemente perché i miei prodotti stanno andando molto bene, a quanto pare vi piacciono molto e quindi mi ha portato via quella cosa lì di fare i miei prodotti, di produrli, a volte costruirli in prima persona, proprio assemblarli artigianalmente, impacchettarli, spedirli e gestire tutta quanta la logistica che c'è dietro, io qua sono solo, mi ha portato via praticamente i primi 3 mesi dell'anno, cioè sono volati e quindi grazie mille a chi ha comprato o comprerà le mie cose su itami.shop, grazie davvero ragazzi perché quello è il modo migliore per supportarmi ovviamente, vi portate a casa una bella cosa e supportate me nel mio lavoro. Però fatto sta che ho fatto pochissimi video, adesso cercherò nei prossimi mesi da qui a fine dell'anno di trovare un compromesso, insomma, no? Anche perché ho delle cose nuove da annunciare, non oggi ma probabilmente insomma entro breve, che sono delle attività diciamo un po' più simili a quello che facevo con Lega Nerd, mettiamola così, vi do così questo input, che invece avevo completamente abbandonato perché in questo momento appunto come dicevo faccio unicamente i miei prodotti praticamente, invece voglio essere, insomma voglio fare cose differenti e ho un sacco di idee, quindi è un periodo bellissimo per me, sono in full, in modalità full creatività, quindi molto bene. Sempre a proposito dei miei prodotti, a qualcuno di voi interesserà, sta per uscire Kiridashi, che è il mio nuovo prodotto, che è questo coltello EDC giapponese, molto particolare, su cui ho lavorato tantissimo, avevo fatto uno one-off diversi mesi fa che era piaciuto moltissimo, poi dopo mi sono mega sbattuto per riuscire a importarne qualcuno direttamente dal Giappone ancora grezzo, su cui io poi potessi fare la mia personalizzazione sia sulla diciamo sull'impugnatura in legno dove l'ho tutto quanto lavorato al laser, sia sul tutto quanto il packaging che ha dietro tutto un'idea particolare legata alla grande onda, insomma se mi seguite su Instagram sapete benissimo di cosa sto parlando, spero che vi piacerà, uscirà, adesso finalmente lo posso dire, il prossimo mercoledì, che è mercoledì il prossimo mercoledì 20 aprile, quindi mercoledì 20 aprile, non vi dico ancora l'ora del giorno, però sappiate che in quel giorno lì arriverà disponibile su itami.shop Kiridashi, è una extra limited edition di unicamente 24 pezzi, se lo volete chiaramente quel giorno lì tenete le orecchie dritte e ovviamente iscrivetevi alla newsletter su itamicreative.com se ancora non l'avete fatto, link in descrizione a tutto quanto chiaramente, bla 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 bla. Altra novità bella di questo mese che però non è più usufruibile diciamo così è lo studio tour, finalmente mi sono deciso e ho provato a organizzare uno studio tour per voi che me lo chiedete da quando mi sono trasferito qua praticamente e ho pensato di mettere in vendita solamente 24 biglietti, praticamente 6 fasce orarie, quindi che si diramano tra mattina e pomeriggio, ogni ora 4 visitatori e non solo, il biglietto in realtà viene rimborsato poi perché dentro poi lo studio voglio fare una specie di mercatino con alcuni degli oggetti che non uso più, roba vecchia di Meltime che insomma mi è solamente in mezzo eccetera, quindi chiaramente è piaciuto molto, l'ho pubblicizzato su Instagram, vi lo ripeto per l'ennesima volta, seguitemi su Instagram che è l'unico modo per essere aggiornati sulle mie attività durante il mese, ogni volta su Meltime vi racconto quello che è successo prima praticamente ed è andata sold out in 2 ore, quindi ve lo racconto per dirvi che il 23 sabato 23 aprile si farà sta roba, la potrete vedere su Instagram se mi seguite, se come sembra l'idea vi piace e piacerà a me farlo, questo lo scopro solamente il 23, spero di farne tanti altri durante la primavera e l'estate e quindi continuate a seguirmi insomma per sapere quando sarà la prossima visita qui allo studio. Questo è quanto direi, non vi tedio oltre, bando alle ciance, andiamo a spacchettare!
Allora, di solito comincio con i pacchi piccoli, per poi proseguire sui pacchi più grandi, però questa volta non so perché lo sto facendo questa cosa sul tavolo, non ha alcun senso. Allora, dicevo, parto da questo, anche se non è il pacco più piccolo, semplicemente perché c'è dentro una roba che mi serve e quindi volevo farlo per primo. Cosa c'è qua dentro? Adesso lo vediamo insieme cosa c'è. Comunque è stato impacchettato molto bene. Bravi tedeschi! Comprato in Germania. Ah, c'è la sua scatola originale. Ma dai, non l'avrei mai detto. Bam! Allora, questo è un iMac A1224, è il numero del modello, è stato prodotto tra il 2007 e il 2009, non so esattamente di quando è questo specifico, un Core 2 Duo. È interessante perché si trova veramente a prezzi stracciatissimi, l'ho visto a 50 euro, 60 euro, l'ho pagato 85, già l'ho pagato tra virgolette tanto. C'è qui in alto la confezione degli accessori, addirittura c'è Snow Leopard originale, che solo deve essere comprato a parte, me l'ha messo dentro, grazie mille amico tedesco. Ok, tac, voilà, piccolo. Vi ricordavate che erano neri quelli di questa generazione dietro? Non erano male questo nero opaco, eh? Il cavo di alimentazione che si può scollegare. Intanto si sta accendendo molto bene. E andiamo a vedere un po' le caratteristiche. Uber Diesel Mac. Allora, l'iMac 8.1 Core 2 Duo 2,4 GHz, 4 GB di RAM, c'è il Bluetooth molto bene, quindi posso utilizzare tastiera e mouse esterni. E ok, mentre sta scaricando qui il Capitan OS X 10.11, ho frugato un po' nei miei cassetti qui in studio, ho trovato ben due SSD, ho un 250 e un 500, entrambi VD Blu che vanno benone, probabilmente basterebbe anche il 250, però visto che ce l'ho in più, tanto vale usare il 500, quindi monterò questo. Il punto qui è che questo computer a me sembra già veloce. Questo è Chrome, che adesso potrò aggiornare, immagino, quindi non so neanche se ho voglia adesso di installare un RSSD, lo farò per il video. E allora, come vi dicevo, già gira benone, però voglio avventurarmi, visto che tanto me lo chiederete nei commenti, perché non monti un SSD, perché non aggiungi della RAM, eccetera, eccetera. Quindi voglio provare a farlo, ovviamente. Non è semplicissimo in realtà, non è neanche super difficile, però ci vogliono un po' di attrezzi, che adesso vi mostro. Per aprirlo, fondamentalmente il vetro sopra lo schermo è collegato magneticamente alla scocca, quindi per riuscire a staccarlo servono delle ventose. Per farlo in maniera efficace vi consiglio caldamente, io ce li ho già, ce li ho da anni, sia gli attrezzi di iFixit, è un kit con tutti quanti i cacciaviti, gli attrezzi base, diciamo, per smontare cose, e in questo caso sempre di iFixit ce ne sono anche di compatibili, vedete voi se risparmiare o no, queste suction cup, un paio, che servono esattamente per fare quello che vi ho appena descritto. Praticamente ne piazzate una di qua e una di qua e poi sollevate verso l'alto e verrà via, semplicemente. Sembra molto più complicato di quanto non è, però se non avete gli attrezzi giusti rischiate di rompere il vetro, cosa non buona. A questo punto ci sono diverse viti Torx per le quali potete usare gli strumenti di iFixit che vi ho appena nominato. Occhio che sono di lunghezza differente, per cui cercate di, diciamo, dividerle o comunque di ricordarvi. Voilà, non è neanche troppo sporco, pensavo molto peggio, in realtà è praticamente pulito, anche le ventole non sono affatto male. Quello che devo fare ora è scollegare l'LCD, il pannello LCD. Per farlo devo scollegare diversi connettori per arrivare a dietro l'LCD. Ok, adesso dovrebbe venire via. Eccolo qua. Ok, adesso finalmente ho rimosso l'LCD e quindi, come vedete, è tutto molto più chiaro. C'è qui l'hard disk, c'è qui il lettore CD, questa è la scheda logica, le casse, la ventola, questa non l'ho soffiata, adesso la soffio. Potrei anche cambiare la batteria,
che è una CR2032. Ok, cambiata la batteria, passo l'hard disk, non faccio altro, la RAM è già maxata, però questo è l'hard disk invece che va cambiato ed è il motivo per cui ho fatto tutto questo. Ci sono arrivato finalmente. La prima cosa da fare è scollegare il sensore termico, che è questo qua che arriva qui. Ok, qui serve premere verso il basso molto forte qui, perché si deve scastrare, ecco fatto. Allora, l'alloggiamento è chiaramente fatto per dischi da 3,5 e non da 2,5, però è anche vero che i dischi da 2,5, cioè in questo caso un SSD non ha parte in movimento, per cui lo potete veramente appoggiare direttamente qui senza tanti problemi. Volendoli si può mettere un po' di biadesivo per tenerlo attaccato al fondo, ma secondo me anche no, si può veramente lasciare lì così com'è. Visto che ci sono, proprio per tenerlo fermo, gli metto veramente un paio di strisce di scotch. Non è bellissimo esteticamente, ma fa il suo lavoro. A questo punto semplicemente riposizioniamo il pannello LCD sopra e riassembliamo tutto quanto al contrario. L'iMac si accende molto bene per fortuna e con la chiavetta speciale fatta per installare Catalina parte direttamente nell'utility macOS. Qui troverete reinstallazione macOS, che è quello che ci interessa, e dopo aver fatto la reinstallazione c'è qui macOS post install, che è proprio quello da fare dopo. 500 giga SSD, installa e boom, parte l'installazione di Catalina. Molto bene. Visto che parliamo di iMac, sfrutto questa puntata anche per presentare questo paio di prodotti che mi tenevo in serbo per un'occasione giusta come questa. Li voglio usare insieme al mio nuovo iMac. Penso proprio che questo set sia perfetto. Sono venuti sia singolarmente che anche in set, risparmiando un po'. Questa è la versione for Mac, che costa, non chiedetemi perché, 10 euro in più di quella normale. La conoscete, la K380, ve ne ho anche già parlato qui su Meltime, mi sembra, ce ne ho una anche nera, va benone, non c'è niente altro nella scatola, vi faccio vedere. È super perché vi permette di collegare fino a 3 diversi dispositivi e poi switchare da uno all'altro. Adesso non so se sarà questo il mio caso, però vedete qui ha questi 3 tasti molto comodi che, tenendoli premuti, si passa in modalità pairing e premendoli una volta si passa da un device all'altro. Esteticamente è davvero molto bella, mi piace molto. Eccola qua, la vedete bene così. E questa è la versione bianca, così da Mac, per così dire, semplicemente perché ha qui le stampe dedicate con il tasto option e il tasto command, e anche a destra. Vi consiglio chiaramente il mouse della stessa linea, che si chiama Logitech Pebble M350. Volendolo comprate anche singolarmente, come vi dicevo prima, costa veramente poco, funziona benone ed ha un'estetica direi gradevole. Durata della batteria ovviamente di entrambe le robe mesi, adesso non mi ricordo quanti mesi dichiara Logitech, ma una infinità. È molto carino, vedete, è anche quasi, insomma, ergonomico, comunque un pochino ergonomico, mettiamola così. E rotella, clic sinistro, clic destro, niente di qui accendi e spegni semplicemente, e tasto pairing, veramente semplicissimo, bello da vedere e perfetto insieme a questa tastiera, bellissima combo. Adesso vediamo come sta insieme all'iMac del 2008. E voilà, bianco su bianco, mi sembra che stia molto bene. Ho tolto anche il tappetino, non so se lasciare o no il tappetino con questo tipo di mouse, in realtà non serve. Mi sembra molto bello, no? Questa combo qua, perfetto, direi. Alla fine costa quasi di più la combo tastiera più mouse del computer. Comunque bellissima questa combo di Logitech. Allora, come funziona questo iMac? Non male, davvero non male, soprattutto, come ho detto più volte, considerando quanto l'ho pagato. L'ho pagato molto poco, non è un fulmine, ovviamente, non può esserlo. Un errore ho fatto, cioè prendere un Mid 2008. Vi consiglio caldamente di cercare, quando cercate su Subito, su eBay o dove vi pare, di cercare iMac 2009, perché gli Early 2009, quelli usciti all'inizio del 2009, hanno una scheda madre differente e supportano fino a 8 GB di RAM. Il mio invece, Mid 2008, così come i primi modelli usciti nel 2007, supportano al massimo 4 GB di RAM, quindi in pratica i miei 4 GB sono già il massimo e non posso espanderli. Quando invece, insomma, passare a 8 GB di RAM immagino che dia un boost importante al sistema, soprattutto se uniti all'aggiornamento che ho fatto, che è quello di cambiare l'SSD. Avete visto, non è complicatissimo, non è neanche semplicissimo, però è fattibile. L'altra roba che bisogna fare non è proprio alla portata di tutti, ed è appunto quello script per riuscire a creare una chiavetta USB che permette di installare macOS 10.15 Catalina. Perché è importante installare Catalina? Semplicemente perché quegli iMac del 2007, 2008, 2009 sono supportati
portati fino a macOS 10.12, in base aveva il 10.6, sono arrivato fino al 10.12 con gli aggiornamenti, diciamo, supportati da Apple. Gira molto bene. Il problema è che avrete dei problemi sia su alcune app che non supportano più il 10.12, spesso serve almeno 10.14 o 10.15, sia, a che è ancora peggio in realtà, alcuni siti internet che girano in HTTPS con macOS 12, cioè 10.12, non riescono a verificare il certificato. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi scrivete l'indirizzo e non vedete il sito, perché il sito non considera il vostro sistema operativo abbastanza aggiornato per verificare il certificato di sicurezza, insomma è una rottura di balle. Riassumendo, non è un computer per tutti. Se però siete uno dei miei nerd che mi segue da anni, siete abbastanza smanettoni, non avete problemi, insomma, a lavorare con dischi, eccetera, vecchi Mac, aprire, svitare, cambiare hard disk, eccetera, beh, cacchio, questo è una bella roba, perché con un, diciamo, 100 euro vi portate a casa l'iMac, con 50 euro montate un SSD da 500 giga che basta e avanza, volendo con altri 50 euro portate la RAM a 8 giga, quindi con 200 euro, mettiamola così, vi create un iMac con Catalina su cui gira praticamente tutto quanto quello che serve di base, quindi navigare, scrivere documenti, che ne so, pilotare stampanti, insomma tutto quanto, diciamo, il lavoro da office, tutto qua. Quindi questo è il mio consiglio di questo mese: compratevi un vecchio iMac 20 pollici, bellissimo, esteticamente ancora eccezionale e assolutamente utilizzabile ancora oggi dopo 15 anni. Pacco di Amazon, vediamo un po', tac. Lamy, credo che sia quella in metallo di Lamy, di cui non ricordo il nome. È una penna di Lamy, ne cercavo una gel un po' più diciamo prestigiosa, mettiamola così, rispetto alla Safari classica che uso sempre. Bella però, ammazza, come porno, un po' di pen porn. Allora sì, ho controllato, mi ricordavo bene, Jasper Morrison è il designer, si chiama Ion, modello 377 Ion di Lamy, molto bella, cioè in mille colori chiaramente. Questo dark green, forest green è eccezionale, veramente bellissima. È inutile dire che scrive la paura, il gel di Lamy è proprio rinomato, super top, non costa poco, perché costa di listino 50 euro, 50 euro in realtà per una penna di questo calibro non sono poi tanti, anche se capisco che magari molti di voi staranno pensando col cazzo che ti do 50 euro per una penna, però insomma, se apprezzate e se siete dei cultori dell'oggetto, capirete che non è una cifra poi così alta. Lamy Ion 377, se vi interessa, link in descrizione. E poi pacco per i Tommy Studio da Simmaico Communication, potrebbe essere arrivare da PR, direi, non mi sembra assolutamente di Amazon, vediamo un po'. Cos'è? E allora, nascondo il numero di telefono di Jacopo, adesso vi spiego anche cos'è, cerco di capirlo anch'io. I want you for comics and science. Ah, figo! The Contagion Issue numero 2 2021, e quindi è dell'anno scorso in realtà. Mi ha mandato un numero di comics and science che io non ho mai letto, ammetto la mia ignoranza. In realtà è molto figa questa idea. Todeo Issu, questo è quindi l'1 e il 2 del 2021 mi ha mandato, grazie Jacopo, e questi sono, diciamo, gli scienziati coinvolti in questo numero, e dentro diversi comics, fumetti appunto, che raccontano la scienza o ambiti scientifici. Molto interessante, molto figo, gran bel progetto. Non so se sicuramente lo conoscevate già, se non lo conoscevate adesso lo conoscete, Comics and Science, molto figo. www.edizioni.cnr.it, andate a vedere sul sito ufficiale, link in descrizione. Sacchettine, vediamo un po'. Prototipo che non vi farò vedere. Prototipo che non vi farò vedere, con la grafica ispirata a ET, visto che quest'anno è il 40esimo. Prototipo che non vi posso far vedere, purtroppo, mi spiace perché è molto bello, ma d'altronde non posso farvelo vedere. Andiamo avanti. Il pacco di Amazon. Vediamo un po', adesso. Liscio, doppio liscio.
Figo. Questo me l'avete consigliato voi, è una edizione speciale di Bic Crystal per i 70 anni della mitica penna Crystal di Bic, molto figa, confezione in latta speciale, Don't Let Your Story Unwritten. Sul retro vi mostra esattamente il contenuto, guardate che bomba che è. Diverse Crystal Original, 5 nere, 4 blu, una rossa, una Crystal Soft, una Crystal Original Fine, fine da 0,8 mm, una Crystal Exact da 0,7, due Crystal Collection, una blu e una nera da 1 mm, due Crystal Up, due Crystal Multicolor e una Crystal Shine, insomma una valanga di Bic Crystal qui dentro. Il tutto costa, se non ricordo male, una decina di euro, veramente molto poco, e quindi è inutile dire che ve lo consiglio per riempirvi la casa di tutte le Crystal possibili immaginabili. Eccole qua, fighissimo, molto bello. Se vi interessa, chiaramente link in descrizione. Poi questo invece viene dagli Stati Uniti. Ah, ok, Book Darts. Li avete mai visti i Book Darts? Sapete cosa sono? Questa è veramente una roba particolare. Cosa sono i Book Darts? Vengono prodotti in diversi materiali, metallo comunque, quasi sempre. Questi li ho presi in brass, quindi in ottone. Cos'altro c'era dentro? This is a Book Dart. Way more than just a bookmark. Sono bookmark in metallo, segnalibri, si infilano nelle pagine in questa maniera, semplicissimi, quindi sono proprio un segnalibro in ottone in questo caso, ma sono anche in altri materiali. Ed è figo perché, vedete, hanno un indicatore praticamente, no? Che serve a magari indicare in un libro una riga particolare. Non sono solamente un segnapagina, ma un segnariga fondamentalmente. Se vi interessano, vi linko in descrizione, si trovano anche su Amazon. Poi, pacco imbottito, non ho idea di cosa ci sia dentro. Questo credo che... Ah sì, me l'ha mandato un PR. Questo è particolare perché è un caricatore GAN, per cui di quelli nuovi al come gallio, cloruro di gallio, una roba del genere. Quindi più piccoli, quindi diciamo a parità di potenza, in questo caso addirittura un 65 watt, è molto piccolo. Ma la particolarità che ha, che non avevo mai visto, è che ha una porta HDMI. E voi direte, cosa? Che ci fa una porta HDMI su un caricatore USB-C? Fondamentalmente serve per avere un'uscita HDMI per i dispositivi che state ricaricando via USB-C. Mi spiego meglio. Voi collegherete questo caricatore HDMI, per esempio, a un portatile o l'esempio che vedo spesso nella pubblicità è una Nintendo Switch, ok, via USB-C, lui ricarica via USB-C e contemporaneamente mette a disposizione un'uscita HDMI per collegare un monitor a quel dispositivo. Non mi sembra male, no? È una roba che non avevo mai visto, c'è anche un cavo tra l'altro telato, fornito in confezione, niente male, non c'è molto altro se non della cartaccia e della plastica, butto via tutto. 4K HD, quindi sarà una porta 2.0 per intenderci. Basta, tutto qui fondamentalmente. Veramente una roba che non avevo mai visto e che magari vi può interessare perché per alcuni usi particolari può essere davvero molto comodo. Magari il vostro portatile non ha una uscita HDMI e quindi vi portate dietro non solo un caricatore piccolo, ma anche compreso un adattatore HDMI. Figata. Se vi interessa, link in descrizione. E poi pacco da Hong Kong, sarà AliExpress. Cos'è? Ah, che già? È Otio Lithium Glue Gun. Cos'è? È una pistola a colla caldo con batteria al litio, che detta così dice, vabbè, niente di che. In realtà, non so se avete mai usato una pistola a colla caldo, non è così comune il fatto che siano con batteria ricaricabile al litio. Di solito sono con cavo, quindi molto scomode, oppure io ve ne ho mostrata una ed è quella che uso. Sono a camera di calore, cioè praticamente si scaldano con il cavo e poi il cavo si può anche staccare, quindi non usare più, perché rimane calda praticamente
la parte interna della pistola per un po', 10 minuti ma poi bisogna ricollegarla. A batteria io non ne ho trovate, sicuramente ce ne sono, non sto dicendo che non ce ne sono in assoluto, ma non così belle, non così ben disegnate, addirittura c'è anche la base, bravi, e non così economiche ovviamente, perché parliamo di una pistolina della Otto, che è uno dei marchi di Xiaomi. Ma c'è anche l'alimentatore addirittura, cosa c'è qua dentro? Addirittura vi danno dei bastoncini di colla anche di diversi colori, pensa un po'. Questo spero che sia USB-C, sì, non sto neanche a aprirlo, USB-C, perché il problema delle pistole a colla calda è che mentre le si utilizza, poi bisogna appoggiarle. Alcune hanno la loro base, qui le appoggi così, alcune non ce l'hanno proprio. Questa qua, tac, l'appoggio e basta. Addirittura vedo che c'è questo, che credo che gli si incastri proprio. Esatto, in modo tale che sia ancora più stabile, ma funzionerebbe anche senza. In più è molto più piccola di quanto pensavo. Adesso qui vediamo se si accende. Si è accesa, sta scaldando e a sto punto provo a usarla. Per capirci, mentre lei si scalda, queste sono le classiche pistole che si utilizzano normalmente. Questa è quella a filo con interruttore. Questa funziona sempre perché è a filo, però insomma è limitata dal filo, è più. E poi questa è quella che ho usato finora, molto figa, anche piuttosto costosa, ed è a camera di calore. Fondamentalmente si carica sulla sua base di ricarica e poi la si può utilizzare anche, diciamo così, wireless per una decina di minuti, e si appoggia in questa maniera qua. Provo al volo a far uscire un po' di colla, diciamo media, dai, ci sono pistole molto più efficaci. Però insomma, per un'applicazione base, comunque è bella precisa, vedo. Per un'applicazione base direi che è ok. Per utilizzi, diciamo, non troppo intensi di colla a caldo. Se dovete montare delle robe gigantesche e sfornare colla in quantità, insomma, una roba tipo questa, Glumatic 5000 di Steinel, molto meglio, chiaramente, però è tutta un'altra roba. Se vi interessa questa di Otto, link in descrizione. Poi pacco di Amazon, Makita. Allora, non ve ne ho mai parlato, non so perché non ve ne ho mai parlato, però insomma qui in studio, nel workshop ho tutto Makita, non è che abbia 100 cose, però insomma ho tutto sui 18 volt di Makita. Il trapano era un 18 volt, l'ho venduto perché non era dei nuovi LXT, che hanno delle batterie differenti. Adesso io non sto a farvi il pippone sui vari sistemi di batterie ricaricabili 18, 12 volt, ogni marca c'ha il suo, è tutta una roba che è peggio delle macchine fotografiche a lente intercambiabile. Fondamentalmente vi dovete scegliere una marca, poi dopo andate avanti di lì, perché la comodità di questi attrezzi elettrici è che condividono tutti le stesse batterie. Nel caso delle marche più conosciute, oltretutto si trovano delle batterie compatibili che costano molto meno, e soprattutto vengono venduti anche senza batteria a un costo molto più basso. In questo caso, per l'appunto, vediamo un trapano elettrico portatile di Makita venduto senza batteria, e quindi costa molto poco, torna ai 100 euro, 120 euro, rispetto diciamo alla versione con batteria, carica batteria eccetera. Fondamentalmente io mi sono preso la prima volta, era un avvitatore con le batterie, poi ho cominciato a comprare tutti quanti i singoli attrezzi senza la batteria, perché come vi dicevo si spende molto meno. Questo è il gancio da cintura che adesso lo andiamo a montare. Ok, vi faccio vedere anche il mio altro Makita, che è un avvitatore e condivide lo stesso tipo di batterie, in questo caso batterie che ho comprato compatibili da 4 ampere ora, quindi belle, potenti e durevoli. Tac, voilà, senti qua che potenza, diverse velocità, diverse modalità. Questo tra l'altro si può usare anche come avvitatore, come avete visto, avvita e svita, luce integrata che si accende quando si utilizza e poi si spegne progressivamente, gancio per la cintura, uno dei migliori trapani in commercio, e soprattutto un buon modo per entrare in un sistema. Nel mio caso è il Makita, chiaramente ognuno si scelga il proprio. Io trovo gli attrezzi di Makita davvero eccezionali. Oltre a quei due vi faccio vedere anche un'altra roba che magari vi interessa, che è l'aspirapolvere che utilizzo qui in studio. Vedete, la batteria è la stessa. Trapano avvitatore di Makita LXT 18 volt, link in descrizione se vi interessa, davvero eccezionale. Si chiama DDF 482 questo modello.
Oh, il piego di libri, non so se me lo manda qualche PR o ho comprato io, ma... Ah, ok, no, no. Questa è la VHS della puntata, che si legge già, l'avrete già letto, piccolo spoiler. Torniamo a presentare una VHS in ogni puntata di Meltdown, come è giusto che sia, per la mia collezione di VHS qui in studio. E questo mese abbiamo niente poco di meno che La spada nella roccia di Walt Disney. Che bellezza, che meraviglia, in formato VHS, guardate che bellissimo oggetto. Questo è il retro, La spada nella roccia, l'antica leggenda della spada nella roccia, rivive in tutto il suo magico fascino in questo splendido lungometraggio. Sicuramente molti di voi apprezzeranno questa mia scelta per questo mese. Bellissimo, bellissimo film, bella la VHS, vediamo dentro, non l'ho ancora aperta, eccola qua. Spada nella roccia, non l'ha riavvolto completamente, ci penso io ora. Quando mi chiedete dove le compro su eBay per la maggior parte, è il posto più sicuro, pagando con PayPal si comprano veramente a cifre ridicole, 5 euro, massimo 10 euro. Poi pacco praticamente anonimo, vediamo un po'. Cosa contiene? Soft. Ah, questo me l'avete consigliato voi su Instagram, di Gestalten, si chiama Soft Electronics. Tra l'altro c'è in copertina un asciugacapelli che assomiglia molto a quello che vi ho presentato nella scorsa puntata, ma non è esattamente lui. Allora, si chiama Soft Electronics, edito da Gestalten. Questa è la spalla, questo è il retro. The fascinating world of product design that emerged between the 60s and 80s. Insomma, tutte quante le suppellettili da, in questo caso, cucina, casa, nate tra il 60 e l'80, è molto interessante, bellissimo il design. Tra l'altro apro a caso e becco proprio il Brown 550 che è in copertina e che è molto simile, come vi dicevo prima, al modello che vi ho presentato la scorsa puntata. Bellissimo, però insomma Brown c'è veramente l'imbarazzo della scelta, e questo libro mi consentirà di fare un altro miliardo di acquisti su eBay nei prossimi mesi, che poi vi farò vedere. Bellissimo anche questo Lady Brown Super Airing Style Set, che vi farò vedere poi nelle prossime puntate di Meltdown. Come vedete c'è tantissima roba di Brown che in quegli anni veramente spopolava, anche Krups americana, però insomma veramente bellissimo, veramente bellissimo questo libro, pieno zeppo di bellissimi oggetti che insomma si possono scoprire o riscoprire. Per ognuno c'è anche un po' di testo, c'è quando è nato il designer, molto ben fatto, e soprattutto delle belle foto, cosa per niente scontata. Figata, bellissimo, si chiama Soft Electronics, ve lo link in descrizione, super. E poi pacco dalla Germania, vediamo un po'. Ah, questo su eBay, ah, questa è una meraviglia, un po' da pulire, ma questa è proprio una meraviglia, gli manca un piedino, ok, fatto. Allora sì, va un po' ripulito, però mi sembra in condizioni ottime come sembrava in foto, è il 4036, si chiama D. Brown, qui si può impostare quanto fine macina, quindi dal più grosso al più sottile. Questo è il timer, semplicissimo, quindi lui è azionato finché va il timer. Mi sono tutto sporcato. Altra busta. Vediamo un po' cos'è, c'è una lettera e ci sono... forse ho capito cosa sono, vediamo subito. Arrivano da PR. Allora, l'immaginazione è tutto, è l'anteprima delle prossime attrazioni della vita. Albert Einstein. Caro Antonio, finalmente i tuoi cocktail bracelet. Ok, esatto, i cocktail bracelet, vi mostro cosa sono. Sono arrivati, saremo molto felici di conoscere il tuo punto di vista. Ti ricordiamo che all'interno della confezione troverai... Ah, ok, questo è interessante per voi. Con il codice di Tommy10 i tuoi followers avranno un diritto al 10% di sconto sull'intera collezione. Livio Alessandro, grazie mille, e voi ragazzi
ricordatevi, se vi interessa quello che sto per mostrarvi, che c'è il codice ITOMI10. E cosa sono questi cocktail bracelet? Sono dei braccialetti di diversi colori, adesso che arriva l'estate hanno molto senso, direi, ispirati a cocktail, diciamo che il nome è ispirato a, il nome dei diversi braccialetti e il relativo colore è ispirato a dei cocktail. Allora, tira qui, ok, tira qui perché, vedete, ecco qua, prendi il contagocce contenente acetone che trovi all'interno della scatola, fai cadere due gocce di acetone per lato nel punto dove andrai a tagliare per ottenere la misura desiderata, aspettare circa 50 secondi affinché l'acetone si asciughi, taglia e indossa. Ah, addirittura, assurda questa, questa non l'avevo mai vista, io lo terrò lungo tutto, direi, lo porterò quest'estate, chiaramente non, adesso ancora un po' presto. Qui come si apre così, ah, semplicemente, tac. Antica fabbrica Passamanerie, 1843, Massia Vittorio Torino, questo è, diciamo, il produttore italiano di questi braccialetti, 8star.it, il sito internet, dove potete usare il codice sconto che vi ho dato prima. Se vi interessano, link in descrizione e ricordatevi il codice sconto. E poi questo invece arriva da Panini S.P.A., quindi assolutamente PR, vediamo cosa mi manda Panini questo mese. E un paio di cose. Cosa serve per creare un capolavoro come Horizon Zero Dawn? Scoprilo sfogliando questo artbook, grazie al quale conoscerai tutti i segreti e dietro le quinte del videogioco. Per proseguire nella storia, immergetevi poi nella lettura del fumetto. Ah, c'è anche il fumetto, ok. Un capitolo inedito della saga che fa da raccordo tra il primo e il secondo gioco. Ah, figata, ok, non lo sapevo, quindi c'è l'artbook, l'arte di Horizon Zero Dawn, perfetto, eccolo qui che si vede bene, e non solo, bravi, c'è anche il fumetto che si chiama Horizon Zero Dawn, il Falco d'Oro, di Ann Tull e Ann Molina, che serve da raccordo tra il primo e il secondo gioco appena uscito. Molto figo, questo costa 16 euro con una gran bella copertina rigida, cartonata, e rilegato e completamente stampato a colori, eccolo qua, non male affatto, sembra figata. E invece l'artbook è l'arte di Horizon Zero Dawn, eccolo qua, costa 35 di listino. L'arte di Horizon ci porta all'interno del vasto vibrante bla bla bla, è chiaramente un artbook del gioco, per cui mi immagino poco testo e un'infinità di immagini, esattamente, tanti concept, insomma, se vi piace il gioco e quel mondo ha molto senso comprare gli artbook, ve lo dico ogni volta, semplicemente perché gli artbook per me hanno il valore aggiunto di essere in vendita unicamente quando viene rilasciato, in questo caso, il gioco o il film. Cosa voglio dire? Voglio dire che se non lo comprate adesso, poi non lo trovate mai più, perché non viene, insomma, viene stampato per l'uscita del videogioco, in questo caso, o quelli dei film del film, e poi solitamente non viene più ristampato, a meno che veramente il videogioco o il film non abbiano un successo incredibile. Se vi interessano, di entrambi, vi metto il link in descrizione. Poi, piego di libri, vediamo un po' cosa sono, saranno libri o qualcos'altro, cos'è? Ah, acquisto su eBay un vecchio libro, studio bibliografico Preziosi Scritti, un libro di cui abbiamo già parlato, ma che ho trovato in un'edizione che non avevo e che volevo, Shogun di James Clavell, libro incredibile, bellissimo, mi è piaciuto veramente da matti, perfetto per conoscere un po' la cultura giapponese e al tempo stesso leggere una bella avventura, famosissimo, non credo che abbia bisogno di presentazioni, ve ne ho già parlato anch'io a più riprese, ve lo riconsiglio un'altra volta, in questo caso ho trovato una, credo che sia la prima edizione di Sonzogno, la prima edizione italiana, spero. Non capisco questa foto attaccata qui, Glauca Domus 1691, questa non mi torna, non credo che faccia parte dell'edizione originale. Prima edizione Sonzogno, novembre 1978, epic. Quindi questa sì, la primissima edizione del 78, di quando sono nato io, quindi ha 44 anni, strepitosa, tra l'altro anche ben tenuta, la carta è ingiallita, ma è ingiallita in questa maniera meravigliosa, vedete che è più scura ai lati, diventa man mano più chiara verso il centro, che meraviglia, è veramente eccezionale. La sovracopertina è ancora in buone condizioni ed è bellissima, invece la parte interna è fatta in questa maniera, James Clavell Shogun Sonzogno. È la primissima edizione di Shogun di James Clavell di Sonzogno del 1978, cercatela su eBay e buona caccia!
Poi, altro pacco misterioso e super pesante. Ok, non ho idea. Direi che viene da DPR. Ah, mi aveva avvisato, sì. Riso. Voi direte cosa? Riso, a quanto pare riso con un packaging ben fatto, cosa per niente scontata. Mi ha scritto e mi ha chiesto: posso mandarti il nostro riso? Lo spediamo in un packaging che sicuramente tu apprezzerai, e evidentemente è un packaging ricercato che io posso apprezzare. È labalocchina.com. Labalocchina.com, la trovate su Labalocchina su Facebook, Instagram e LinkedIn. Rice Experience è l'hashtag. Qui si sfila questa fascia e poi qui si apre in questa maniera e si è un po' scassato, purtroppo dovete metterlo sempre in conto. Ok, allora solleviamo qui. Ah, molto fico. Due biglietti, anzi una brochure, un bigliettino. Riso baldo integrale, riso pollo. Molto figo, adesso li tiro anche fuori. Poi c'è un biglietto: grazie per aver scelto la Balocchina Itomi, grazie mille a voi. Ora non interessa che metterti ai fornelli, cucinare il tuo miglior piatto per le persone che ami, ricorda la cucina e condivisione, fotografa le tue creazioni e taggaci su Instagram, bravi, c'è anche questo timbro secco, molto fico. La Balocchina Experience Rice, la tenuta, il riso, eccetera, avevo già visto il sito, riprendo un po' quella grafica lì, bravi ragazzi. E poi c'è il packaging vero e proprio del riso, che non solo ha un bel aspetto, pensa anche alla pratica, perché immagino che questo QR code rimandi al sito una roba simile, oltre che essere esteticamente gradevole, in stampa bianca su cartone opaco nero, molto figo, belle anche le etichette qui in bianco su fondo nero. Poi notavo sul retro le etichette con le istruzioni molto ben fatte. Il tappo è anche un dosatore. Ah, guardate che meraviglia! Una persona, due persone, dosatore riso. Svitandolo si rompe il sigillo di garanzia e il Made in Italy che spunta fuori. Queste sono finezze, ragazzi, che mi rendo conto perfettamente che noto unicamente io di primo acchito, ma vi assicuro che nota chiunque inconsciamente, e quindi va messo in mano il packaging a un grafico che sappia che diavolo sta facendo, e questi della Balocchina sicuramente l'hanno fatto. Il riso a pollo è un riso bianco aromatico, insomma descrizione, pronto in 10-12 minuti, qui bello chiaro tempo di cottura, mese e anno di produzione, codice a barre eccetera e le altre indicazioni. Provo ad aprirlo giusto per, vedete si rompe il sigillo, molto figo. Molto bello il contenitore che poi ti rimane, è altra cosa molto bella, è davvero molto belli, complimenti. Se vi interessa, chiaramente link in descrizione al loro sito, e grazie mille per avermi lì spediti. Poi questo è un pacco davvero interessante, Lego. Ok, non ho comprato set, quindi è qualcosa che arriva da mamma Lego direttamente. Vediamo un po', anzi apro di qua che di là c'è tutti i dati. Cos'è? Vediamo un po' cosa mi manda mamma Lego. Ok, c'è una lettera. I limiti sono fatti per essere superati. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Ah, ok, un set da Infinity Saga Iron Man Figure. Siamo d'accordo con Tony Stark, per questo abbiamo pensato di metterti alla prova con il nuovo set dedicato al supereroe più irriverente di sempre, Iron Man. Con il nuovo super set Iron Man Lego Marvel potrai unirti agli Avengers per affrontare il team di Thanos. Sei pronto a salvare il mondo? Vediamo l'ora di seguirti in questa nuova avventura. Buon divertimento, Team Lego. Grazie mille, Team Lego Italia. I regali sono sempre ovviamente apprezzatissimi. Sapete quanto io adoro Lego. Non avevo ancora visto questo nuovo set. Non sono un grande amante di questo genere, però figo che c'è la placchetta qui, e addirittura c'è un light brick qui sul petto. Molto fico. Se vi interessa, chiaramente si chiama Iron Man Figure 76206 di Lego, da Marvel Studios The Infinity Saga. Eccolo qua, link in descrizione ovviamente diretto per acquistarlo. E poi c'è questa roba folle di Leitz. Non so se vi ricordate, nell'ultimo Office EDC ho presentato anche un paio di forbici loro di Leitz. Quindi mi ha contattato il loro PR italiano, mi ha detto: vai sul catalogo, se c'è qualcosa che ti piace dimmelo che te lo mando. E ovviamente io sono andato sul catalogo e adesso vediamo tutto quello che mi hanno spedito.
Allora, non riesco chiaramente a metterlo sul tavolo, sto scatolone gigantesco, quindi lo apro prima qua, tolgo le cose e poi ve le mostro per bene qui. Nell'unboxing station e la madonna. Allora, sono diverse robe della linea Lathe Cozy, di cui mi piaceva il design, l'ho visto online. È tutto quello che vedete disponibile in diversi colori, sono io che ho scelto sempre solo il giallo. Molto bello il packaging, vedete che riprende un po' tutti gli oggetti che fanno parte della linea così in outline e a cui con un'etichetta colori adesiva, molto figo. Allora, vi faccio vedere uno alla volta. Chiaramente tape dispenser, bello pesante, già lo sento dalla scatola, senza ancora prima di averlo tirato fuori. Packaging completamente in Havana, quindi apprezzabilissimo, senza plastica, quindi completamente plastic free. Il design bellissimo, davvero molto bello, così minimal, guardate. Chiaramente accetta diversi diametri di nastro adesivo, in ogni caso bellissimo oggetto. Poi questo semplicissimo, una classica bottiglia in acciaio termica, mi piaceva, mi sembrava molto bello il design, sempre con questo giallo opaco strepitoso, tutti i colori sono opachi, bello qui in gomma rosso a contrasto arancio diciamo, e dentro molto semplice, insomma è la classica bottiglia in acciaio con uno strato di aria tra i due strati interni e esterni in modo tale da mantenere sia il caldo che il freddo per diverse ore. Semplice, efficace, molto bello il design, non ci sono loghi strani, non c'è nulla di che va diciamo a sporcare questo bel progetto, molto bello. Poi pump dispenser, questo si può usare sia per il sapone sia per il gel, che ovviamente sapete purtroppo benissimo quanto è ancora drammaticamente attuale, speriamo lo sia sempre meno. Comunque anche in questo caso gran bel design, semplicissimo, che immagino che si tiri, no? Così si estrae in questa maniera, è proprio tutto quanto dentro si riempie di sapone liquido o gel liquido per le mani, e questo va a pescare direttamente. Anche qui a contrasto, stessi tre colori base di questa linea, molto interessante. Poi, due più grandi, abbiamo questo mobile storage carry box che si può portare in giro con una maniglia, e prima ancora questa è una cassettiera con due cassetti, che può essere molto comoda. La cassettiera è completamente in plastica, è molto economica chiaramente, per cui non è che mi aspettavo chissà che. Bello però che ha i tappi che non la fanno muovere, e poi dopo i cassetti che semplicemente vengono fuori. Bello anche il tray sopra, questo ripiano. Avrei preferito che magari i cassetti avessero un fine corsa, non ce l'hanno. Questo è un piccolo peccato di progettazione. Non avere il fine corsa presuppone che ogni volta quando li apro, insomma, mi rimangono un po' in mano. Per ultimo vi faccio vedere anche questo, può essere davvero molto utile, guardate che bello. Questa è una maniglia con la quale si può portare in giro, lì si possono mettere per esempio gli attrezzi o le cose per le pulizie, non so, spruzzini, cose simili. Perché qui si apre, ecco fatto, molto fico. Molto figo, qui si apre e si accede qui a degli scompartimenti. E anche questo è un progetto semplicissimo, gran bel design. La cassettiera devo dire che è la cosa che mi piace meno. Molto bello il dispenser, bellissimo il dispenser di scotch, e non male anche la bottiglia. Questa è la linea Cozy di Lathe, spero che vi sia piaciuta e vi invito ovviamente ad approfondire sul loro sito, perché hanno tantissime altre robe in mille colori. Poi c'è, arrivo dentro, c'è questo che pesa una sassata, e so cos'è, perché per pesare così tanto può essere solo una cosa. Deutsche Post, molto bene, e arriva dalla Ciomania. Mamma mia che bomba che è questo. Allora, ho preso anche altri libri, ma quello di cui vi voglio parlare è questo. Si chiama Japanese Woodblock Prints, parla di ukiyo-e ovviamente, che è la tecnica giapponese di stampa su legno. 1680-1938, è un mega compendio di Taschen questa tecnica, nella loro versione super big, gigante, eccetera. E quindi insomma il massimo che si possa desiderare se siete appassionati del genere. Arriva in questa confezione particolare, tripla lingua inglese, tedesco, francese, non c'è l'italiano, ma vabbè, non volevo romperlo, non lo sto rompendo. Ok, ammazza, se vabbè. Oh, pesa, mamma mia, ma che libro è! Oh, quanto pesa!
questa è la quarta di copertina, questa è la copertina. Wow, super librone, mamma mia che roba. Allora non so come fare a farvelo vedere per bene, direi che devo cambiare inquadratura. Allora, eccoci qua, ve lo mostro un po' in giro. È una mega raccolta, come vi dicevo, di ukiyo-e giapponesi dal 1680 al 1938. Incredibile. Wow, 7 capitoli divisi in diverse epoche. C'è tutta la spiega, ovviamente, e soprattutto ci sono queste stampe gigantesche e bellissime. Mamma mia. E c'è un segnalibrone bellissimo. Vado un po' a caso, Così semplicemente voglio farvi vedere un po', voglio farvi capire la qualità del libro. Si sviluppa su 3 colonne per farvi capire quanto è grande questa pagina. Il testo, dico. Per cui avere queste stampe così grandi danno veramente il massimo. Lo guarderò con calma, non vedo l'ora, per cercare ispirazione e godere di questa meraviglia. Bellissima questa, questo è il Monte Fuji. Ma ciao, Okusai, sono contentissimo di averlo beccato in sconto. Non costa poco, ma guarda, l'avessi visto prima così l'avrei comprato anche a prezzo intero fin da subito. Mamma mia, ma cos'è sto gatto? Non riesco a smettere di sfogliarlo. Scusate se mi dilungo troppo su questo libro, ma è di una bellezza veramente rara. Wow, i colori, le forme, le stampe. Wow, sono 600 pagine con tanto di appendice, fotocredits e bibliografia. Posso far altro che super 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 consigliarvelo, perché è un libro strepitoso, veramente strepitoso. Si chiama Japanese Woodblock Prints 1680-1938 di Taschen. Anche se non è in sconto, io ve lo straconsiglio, è veramente una mega bomba. Mailtime 85 è arrivata alla fine. Grazie mille ragazzi per essere arrivati fino in fondo alla puntata. Se siete arrivati fino qui, scrivete nei commenti galvanizzante. Iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, mi raccomando, e fate un bel like se il video vi è piaciuto. E noi non dovessimo più rivederci. Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Ciao ragazzi. We'll be right back.